Siamo qui con Landini Mauro, presidente della Longobarda, nel post partita di Longobarda Primiera. Allora, come hai visto questa partita? Ma la partita in sé oggi non è che sia stata una delle migliori nostre prestazioni, però oggi c'era in ballo una cosa più grande, la riconferma del campionato che abbiamo fatto, come avevamo detto il 16 settembre alla riunione e alla premiazione, che quest'anno saremmo stati ancora protagonisti, così è stato. Abbiamo vinto, penso, meritatamente questo campionato con 3 giornate d'anticipo. Ringrazio tutti i ragazzi, l'allenatore, chi ci viene a vedere, che ogni tanto esagera, ma con qualche cosa che potrebbe farne a meno, comunque sono grandi sempre, come con le coreografie, e nulla. La soddisfazione è grande perché vincere forse è più semplice che rivincere, quindi riconfermarsi è un premio a tutti i ragazzi, e anche posso per una volta prendermi i meriti con il DS che è qui, che non vuole entrare nel comunque Cristiano Sormani, una persona serissima, il vicepresidente e tutto, Vittorio Papaleo, insomma è una vittoria di squadra e non esulto tanto perché ho finito le energie psicologiche durante la partita, quindi non esulto tanto, però sono veramente veramente contento e quindi niente, adesso però come sempre c'era Sacchi che diceva fino alle 23.59 siamo festeggiamo, poi da domani è già un altro giorno, quindi avremo sicuramente altri obiettivi da andare a prenderci. Ultima domanda veloce, vi aspettate di vincerlo con 3 giornate d'anticipo? Forse quest'anno è mancata una vera antagonista della Longobarda. Allora, diciamo che, ti rispondo velocemente, non pensavamo di vincerlo con 3 giornate d'anticipo, però è anche vero che, come hai detto tu, non c'è stata una squadra che ha avuto un certo tipo di continuità, e perché noi un po' di flessione l'abbiamo avuta fisicamente nell'ultimo mese e mezzo, e nessuna squadra ha avuto la continuità di allenare una serie di risultati per poter essere lì. Quindi anche per questo credo che alla fine questo è un campionato meritato e vinto in largo anticipo, proprio per questo, perché non c'è stato nessuno in grado di dare una continuità di risultati, vanno tutti a periodi di un mese e mezzo, poi fanno dei flop incredibili e quindi rimangono dietro, ecco. Quindi questo è il motivo principale. Ok, grazie mille e complimenti ancora. Grazie al CSI.